Presidente Di Rocco, è importante questo giorno di presentazione perché i mondiali si stanno avvicinando e ormai siamo davvero al countdown. Sì, mancano 5 giorni, era giusto farlo nella casa dello sport, qui al CONI, ed era giusto farlo anche in presenza del ministro De Rio, che è appena stato eletto e ha avuto la delega dello sport e si è fatto subito sentire e ci ha sostenuto in tutti gli impegni, nonostante la situazione economica che si conosce, che non è solo dello sport ma dell'Italia in generale. Per noi, per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento mondiale, era stata davvero in maniera determinante, però insomma tutte le istituzioni hanno dato la risposta necessaria. Credo che tutte le infrastrutture, lo dico da cittadino italiano, siano state realizzate nei tempi corretti, ma anche con qualche giorno di anticipo, e questo ci fa molto piacere. Noi come impianto organizzativo sicuramente metteremo uno scenario organizzativo di altissimo livello, come tutto il mondo si attende quando viene in Italia. Lo facciamo con un valore aggiunto, che è con una cornice straordinaria, che sono le bellezze paesaggistiche, culturali, la storia delle città che percorreremo, da Lucca a Montecatini a Pistoia, per finire sulla collina di Fiesole, che è la parte del percorso più caratterizzante come difficoltà, per finire tutti a Campo di Marte. Dopo aver sfiorato con tutte le gare, anche con le gare delle categorie minori, questo ci tengo a dirlo, il Duomo e Ponte Vecchio, insomma credo che sia una fotografia nel mondo che in questo momento italiano credo che sia utile per promuovere e valorizzare le bellezze artistiche e il turismo come impatto economico. Per quello che riguarda le convocazioni diramati ufficiali, i nomi, sia per quello che riguarda i giovani ma anche i professionisti, puntando l'attenzione sui professionisti, come la vede la squadra? Beh, quest'anno Paolo Bettini è stato lasciato libero di scegliere gli atleti secondo il suo disegno della corsa. Negli anni precedenti, lo devo riconoscere, il valore etico aveva condizionato e sacrificato le scelte di Paolo Bettini nei confronti del valore tecnico. Quest'anno l'assemblea ha voluto riaprire e dare una chance agli atleti che avevano avuto problemi con il doping, per cui il mix è una squadra molto competitiva, devo dire. Sicuramente Nibali è la punta di diamante, perché è venuto fuori con una vuelta straordinaria, corsa con grande intensità fino all'ultimo giorno nonostante il risultato, però l'unico dubbio poteva essere a livello psicologico, invece questo è stato già chiarito dalla sua motivazione, dalla sua determinazione, da come è venuto fuori, che ha dato il massimo, per cui avremo gente di esperienza che corre in squadre internazionali di grande spessore, per cui abbiamo un mix fra giovani che si presentano e possono essere un'alternativa, una variabile come strategia di corsa. Abbiamo atleti di grande esperienza che devono garantire e tutelare sia Nibali anche Pozzato nel caso si presenti l'occasione, per cui però abbiamo le alternative necessarie. Con Nibali si poteva fare solo un tipo di corsa, con Pozzato e altri si può tentare anche una variabile o essere pronte anche variabili degli altri, insomma.